Sindaco Pagliotta, ci sono state le dimissioni e l'autosospensione, per essere più precisi, da parte dell'assessore Raffaele Autullo. Lei ha già preso incarico ad interim per quanto riguarda l'assessorato all'urbanistica. Che cosa si prospetta per il futuro? Quello che noi faremo è continuare il nostro lavoro. Noi abbiamo raggiunto un obiettivo storico per la nostra città, l'adozione di un piano regolatore generale votato all'unanimità del Consiglio Comunale. Questo a 30 anni di distanza dal piano regolatore precedente e in un periodo, in una fase nella quale pochi comuni riescono ad adottare un piano regolatore. Questo è il grande risultato che abbiamo ottenuto, l'abbiamo adottato, sta per uscire sul bollettino della Regione Lazio, sta per essere pubblicata la notizia sui giornali nazionali e da quel momento, quindi si presume da qui a 10 giorni, scatterà il periodo di 60 giorni nei quali poter vedere, prendere visione del piano e presentare le osservazioni. Le osservazioni saranno poi portate tutte alla discussione del Consiglio Comunale, che voterà una per una le singole osservazioni e poi tutto sarà inviato alla Regione. Questo è quello che stiamo facendo, questo è il grande obiettivo che abbiamo raggiunto e il lavoro sul quale ci stiamo impegnando. Che cosa è accaduto? Che sull'adozione del piano regolatore, come è inevitabile, visto che è uno strumento che riguarda tutto il territorio, riguarda 40.000 cittadini, sicuramente ci potranno essere opinioni diverse, queste però sarebbe opportuno e sarà, e lo vedremo come questo avverrà, queste opinioni diverse vanno poste nelle sedi competenti che sono, si può chiedere di parlare col sindaco io in questa fase, tra l'altro ricordo che il piano regolatore era stato già adottato come atto politico dalla Giunta ad agosto del 2009, quindi era già noto da allora, ma la cosa più importante sarà opportuno presentare le osservazioni quando il piano sarà pubblicato. Questo è l'iter normale. Purtroppo in questo iter ci sono persone, ma devo dire pochissime, se potremmo dire anche soltanto uno o due, che si stanno ponendo in maniera sbagliata perché non pongono problematiche nelle sedi opportune, hanno detto cose gravi per cui sono state denunciate e a questo punto, considerato che anche io ho chiesto alle forze dell'ordine, ho chiesto alla magistratura di fare chiarezza su cose che vengono dette con irresponsabilità quasi, a questo punto l'assessore Autullo ha concordato con me di sospendere il suo incarico di assessore all'urbanistica per fare quello che spesso viene chiesto a noi politici, per fare un passo indietro in una fase in cui è necessario arrivare a un chiarimento e quindi da questo punto di vista è soltanto un episodio che sicuramente sarà chiarito presto. L'amministrazione comunale continua il suo operato, non ci sono rimpasti in vista, non c'è nessuna ridiscussione, la delega all'urbanistica viene tenuta da me direttamente e noi siamo impegnati non solo a raccogliere le osservazioni al piano regolatore generale, ma porteremo in Consiglio Comunale la proposta di chiusura del Consorzio Cerreto, che è già andato in Commissione Urbanistica, e poi il piano di lottizzazione di Olmetto Monteroni, un altro risultato storico che stiamo per raggiungere. Quindi il lavoro continua senza interruzione.